Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it delle ore 19. Drammatico incidente sul lavoro a Busto Arsizio. Un uomo di 38 anni è caduto nella tromba dell'ascensore di un palazzo in costruzione da un'altezza di 8 metri. È in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto in via Ferrer poco prima delle 15. I soccorritori sono arrivati con la massima urgenza sul posto. L'uomo, che ha riportato gravissimi traumi alla testa, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Circolo di Varese. Tragedia a Varese alle Scuderie Olona, in via Galdino da Varese, a ridosso dell'ippodromo delle Bettole. È stato trovato senza vita il corpo del fantino Aldo Carboni, di 54 anni. Il cadavere era su un letto. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con ambulanza automedica, gli agenti della questura e il magistrato, ma si è trattato di una morte naturale dopo una grave malattia. Carboni aveva vinto più di 1.000 corse in carriera, nel 2019 la sua ultima stagione da professionista. Nel 1992 aveva trionfato a Varese nel Criterium con Golden Berchet. Lutto anche a Solbiate Olona, la comunità piange Elena Mendicino, 46 anni, consigliere comunale della lista civica di maggioranza più Solbiate. Elena Mendicino si è spenta questa mattina dopo aver lottato con coraggio contro una malattia incurabile. Era molto conosciuta in Valle Olona e a Busto Arsizio per il suo impegno nel mondo dello sport. Ex pallavolista con partecipazioni anche al campionato di Serie D, era presidente dello Scorpion Karate di Solbiate Olona. Da quando la malattia l'aveva colpita, si era adoperata per la sensibilizzazione e la lotta ai tumori. Elena Mendicino aveva sempre avuto grande attenzione per i giovani e per il mondo dello sport. Era l'anima delle borse di studio per i bambini che, impegnandosi nelle attività extracurricolari, riuscivano ad avere ottimi risultati scolastici. La giunta di Roberto Saporiti, il paese, la comunità sportiva e il comico Max Pieriboni, con cui aveva organizzato tante serate di beneficenza, si sono stretti alla famiglia. Il funerale sarà celebrato lunedì 13 dicembre alle 9:15 nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonino. È stata fissata per il prossimo 18 marzo davanti al GUP di Milano Chiara Valori l'udienza preliminare a carico del governatore della Lombardia Attilio Fontana e di altre quattro persone, tutte accusate di frode in pubbliche forniture per la vicenda dell'affidamento da parte di Aria Spa, centrale acquisti della Regione, di una fornitura, poi trasformata in donazione da circa mezzo milione di euro, di 75.000 camici e altri DPI ad AMA, società del cognato del presidente lombardo Andrea Dini. Grazie amici ladri, inizia così il post su Facebook con cui Max Cavallari, dei Fichidindia, racconta il furto subito a Milano nel quartiere di Porta Genova. Sono sparite le valigie con tutta la storia dei fichi e lo zaino con farmaci importanti. In un altro post analogo, Max ha detto ai ragazzi che mi hanno rubato in auto la mia valigia del cabaret con tutta la mia storia e di Bruno e di altro, che auguro un Natale un po' diverso, un po' più agitato, ma vi amo lo stesso, ha concluso il comico. Bene, con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna domani alle 13. Buona serata!